Ricordiamo la promozione della Brixia Brescia e della Ritmica Piemonte, mentre il terzultimo posto per la ginnastica alla Marmora, penultimo per la polisportiva alla Fenice e ultimo posto per la Pietro Micca. Ma torniamo adesso al Pala Ruffini. È una ginnasta sicuramente di interesse nazionale, Olga Sganzerla. Della Comense con la Fune. Peccato questo piccolo impiccio, però brava perché si è subito sciolta. Proprio recentemente la Sganzerla ha ottenuto il quinto posto al concorso generale all'Irina De Leano Cup, quarta alla Fune, quinta al nastro, sesta al cerchio. Ma qui è un'altra incertezza, Isabella, purtroppo. Anche questo lancio è leggermente corto, comunque è sempre meglio, anche se al volo, recuperare l'attrezzo senza farlo cadere a terra, anche se nell'impressione generale sicuramente non aiuta la giudice a dare un punteggio alto. Peccato questi piccoli errori, perché questo esercizio le si dipinge molto bene addosso, soprattutto a questa musica molto incalzante, e lei la esegue molto bene. Peccato appunto gli errori che abbiamo detto in diretta. Vedete anche il punteggio, ne risentono 23.775, risente di questi errori la Sganzerla. E adesso andiamo a vedere un'altra protagonista a livello internazionale, Liubo Charkashina, la Bielorussia, che gareggia con la Nerdianese. La Charkashina che in occasione degli ultimi campionati